Salve a tutti dal sentiero 5 Le Rughe, Valle del Sorbo, e oggi me ne vado alla scoperta del fosso della Torraccia. Ho letto di questo fosso in un libro di Luigi Plos, allora volevo andare un attimino a scoprire questo posto, visto che frequento la Valle del Sorbo da parecchi mesi, ma non avevo mai sentito nominare sto fosso della Torraccia, allora vado un attimino a vedere di che si tratta. Paesaggio fantastico, non mi stanco mai di venirci. Questo è il primo attraversamento del Cremera, sono due attraversamenti del torrente Cremera. E dopodiché si arriva alla Molla di Formello e alla cascata della Molla di Formello comincia la Valle del Sorbo. Lì c'è una stupenda cascata con un laghetto. Qui prima del secondo attraversamento del Cremera c'è quest'altra bellissima cascatella che forma un bel laghetto pure profondo. E fra un po' c'è il secondo attraversamento del Cremera e si arriva in poco tempo alla Molla di Formello. E qui siamo al secondo attraversamento del Cremera e fra poco si arriva alla Molla di Formello e alla Valle del Sorbo. Oggi qui al secondo attraversamento del Cremera c'è più portata d'acqua di quella alla quale sono abituato, quindi l'attraversamento sarà leggermente più difficoltoso, sempre fattibile camminando su quei massi, però alcuni massi sono sommersi, quindi bisognerà leggermente bagnarsi le scarpe. E qui siamo alla meravigliosa cascata della Molla di Formello e qui si intravede già la Valle del Sorbo. Sono uscito dalla forra e sono emerso nella Valle del Sorbo, una valle che ormai conosco come le mie tasche, anzi conosco meglio sta valle delle mie tasche, perché le mani in tasca non ce le metto mai. Molla di Formello. E ora vado a cercare sta famosa, non tanto famosa, un luogo segreto, quindi se è segreto tanto famoso non è. Dovrebbe stare da quelle parti, più o meno in quel bosco. Non so se riesco a trovarla, ci provo. Beh, lì giù c'è la Molla di Formello. Io qui ho individuato sulla destra del fiume una specie di sentierino, sperando che sia il sentierino che mi porti dentro alla zona del fosso. Qui sembra che ci sia qualcosa. Praticamente mi sono allontanato dalla valle, sono entrato in questo sentiero laterale, vedo anche che c'è un sentiero segnato e c'è pure altra gente che ci sta andando. Non so se stiano cercando il fosso della Torraccia. Io non ho idea se sto andando nella direzione giusta. Praticamente il sentiero segnato va da quella parte, io invece ho intravisto qui sulla sinistra quello che sembra appunto essere un fosso. Quello che sembra essere un affluente che si va poi a gettare nel Cremera, nella forra. Quindi presumo che quello sia il fosso della Torraccia. Io ora provo ad andare qui fuori sentiero se riesco a arrivarci. Fuori sentiero sperando che non ci siano anche gli abitanti del fuori sentiero, cioè i cinghiali. Però questo sembra non proprio un sentiero, però insomma sembra qualcosa che somiglia vagamente a un sentiero, comunque una spaccatura in mezzo al bosco. Il posto sembra alquanto selvaggio, qui si fa solitario perché insomma un sentiero ufficiale che sale lassù c'è, però qui si va proprio in ambiente, credo, frequentato solo da Luigi Plos e qualcun altro. Quindi vediamo un attimino qui dove si va a parare. Senti,
senza alcun dubbio qui si arriva a quell'affluente del Cremera che con tutta probabilità sarà il fosso della torraccia. Ok, qui c'è sta un sentierino, cioè non voglio dire un cancelletto, che è un cancelletto, cos'è, proprietà privata qua, però sempre proprietà private qua. Non so qui dove si va. Insomma, questo presumo che sia il fosso della torraccia, in teoria ci dovrebbe essere un acquedotto etrusco da qualche parte e un fontanile. Vediamo un attimino se riesco a capirci qualcosa. Non so se ci sia qui da camminare lungo il greto del torrente oppure se si vada da quella parte. Io provo un attimino a scavalcare perché qui mi sembra un po' improbabile passare in mezzo al greto, quindi vedo se riesco ad andare di là, se c'è qualcosa che somiglia a un percorso. Io francamente non ho la più pallida idea di dove si vada qua, perché qui c'è un fango allucinante. Non so se bisogna proprio passare a mollo oppure se ci sia una maniera di scavalcare percorso prendendolo da sopra. Onestamente non, essendo luoghi segreti, non, altrimenti che segreto sarebbe? Cazzarola, ne so. Si è tolta la scarpa, sono andato a finire col calzino nel fango. Fa un brodo. Ok, proviamo un attimino, cioè non è che voglio esagerare con queste esplorazioni al punto tale da non andarmi a perdere chissà dove. Se lo trovo sto fontanile dovrebbe essere vicino. Se è vicino è bene, se no tutto al più mi sono visto la forra dell'affluente del Cremera. Bello, chissà se anche qui ci stanno cascatelle varie. E lì c'è, dove c'è quel ciclista, c'è un sentiero ufficiale, quindi qui siamo in fondo al fosso della torraccia, siamo di lato praticamente. Camminare proprio in fondo al fosso la vedo un'impresa un po' ardua, visto il fango, a parte che pure qui c'è fango. Vedo se tante volte... Se tante volte ci fosse la possibilità di, diciamo, di, come dire, di trovare sto fontanile aggirando il fosso. Se c'è bene, se no ciccia, se no ci attacchiamo. Tanto sono abituato ad attaccarmi. Il bello di questi luoghi qui, qualcosa, vedo pure una cosa, una tanica di qualcosa, quindi una specie di sentierino c'è. Non so se sia un sentierino che porta però qualche rudere etrusco oppure sia solo un sentiero di servizio. Io francamente qua c'ho pure paura di perdermi. Io rinuncerei alla missione, perché mi sa che o ci vado percorrendo il greto, cioè vado un attimino più avanti, ma poco, perché sennò, non essendoci sentieri segnati qua, alla fine che mi perdo e poi non ritrovo più la strada di casa. Poi questo ambiente è completamente solitario, ci staranno cose, cinghiali nascosti in giro, quindi meglio non sfidare troppo. Vediamo scavallando un attimino sta collinetta se tante volte si arriva da qualche parte, ma comincio ad avere qualche dubbio, comincio a pensare che forse bisognava proprio andare a greto del fiume, che oggi insomma la vedo alquanto impossibile la cosa, visto il fango proibitivo. Quindi niente, io me ne torno
me ne torno verso il sentiero ufficiale e buonanotte intanto. Tanto comunque ho fatto un bel percorso fuori sentiero, cioè è particolarissimo qui, sembra quasi di essere nella forra dell'inferno, che poi sta poco più avanti. Comunque è bello forte l'ambiente qui, è proprio a pochi metri dal sentiero ufficiale che sarebbe lassù, un sentiero laterale della Valle del Sorbo che sta dentro tra le colline, immagino che vada nella direzione di Cesano, dovrebbe essere il vecchio sentiero per Cesano se non sbaglio. E qui invece mi sono allontanato per scendere sul greto del fosso della Torraccia, solo che mi sono perso, cioè stavo cercando il famoso fontanile con il tunnel etrusco, però francamente non ne vedo traccia. Immagino che bisognava andarci dal greto del fiume, solo che come vedete qua ci sono le sabbie mobili, quindi oggi in pieno gennaio non è fattibile, dopo che hanno fatto svariati giorni di pioggia decisamente non è il caso. Niente, questo è il fosso della Torraccia. Fantastico, bello. Poi io voglio fare un ultimissimo tentativo da quella parte, ma lasciando sempre il fosso sulla destra, ma non lo so, perché questi tanto sentieri non mi paiono. In teoria se c'è sto cunicolo etrusco e sto fontanile dovrebbe essere da qualche parte nelle immediate vicinanze, presumo. Mi sembra pure di aver capito che si tratta di un posto difficile da individuare, quindi non mi aspetto di... Ah! Oh! Vedi la persistenza? Io qualcosa mi sembra di vedere. Quando si persiste... Fosse questo il fontanile, si parlava di un fontanile, non so che tipo di fontanile è, non ho più pallida idea, però praticamente ci sono arrivati, sì, qui sgorga dell'acqua, ma, e dopo il fontanile ci dovrebbe stare il tunnel etrusco, ci dovrebbe, chissà dove però, ma... Faccio capire. Ma io qui mi sto a perde. Tra l'altro sto pure per tramonta al sole, quindi avanzo un altro pochino, tanto comunque il fontanile l'ho individuato, tanto comunque in quel tunnel etrusco senza attrezzature speleologiche non ci si può neanche avventurare, quindi insomma non avendo nulla a portata di mano posso solo vedere se riesco tante volte a trovare l'imboccatura, se no mi attacco. Tanto comunque più o meno la zona del fosso della Torraccia l'ho individuata, un tunnel etrusco se c'è sta da qualche parte, ma il problema è qui si rischia di perdersi, e visto che siamo al tramonto e visto che sto solo fuori sentiero
la vedo una situazione un po' improbabile. Non so, qui c'è, lì ci sono delle rocce di tufo. Ci vorrebbe stare qualcosa di là. Sono venuto da lì, mi devo ricordare dove sono venuto, perché mi sembra di capire che qui c'è stata una specie di qualcosa. Io immagino, sinceramente, sto tunnel non so che forma abbia, però qui vedo qualcosa di scavato. Praticamente sono risalito al fosso della torraccia che sta laggiù e ho preso un fuorisentiero in salita. Ho visto delle formazioni rocciose e mi sono andato praticamente a intrufolare qui e ho trovato una specie di cunicolo, solo che non lo vedo tanto esplorabile. Quindi vabbè, il fontanile credo di averlo trovato, come credo di aver trovato anche il tunnel, immagino sia questo. Comunque se non è questo, questa sarà un'apertura laterale. Quindi vabbè, insomma, ho trovato il fosso della torraccia, ho trovato il fontanile e ho trovato pure un cunicolo, sicuramente tosco, perlomeno l'imboccatura laterale del medesimo, che sta sotto a questo masso di tufo che sovrasta il fosso della torraccia che sta laggiù. Bene, io dopo sta faticata me ne torno alla macchina prima che qua escono i cinghiali, che il sole sta per tramontare. E dal fosso della torraccia un saluto a tutti.